necessita una piccola introduzione su ciò che è Alma e come è nata Alma, perché Alma nasce 10 anni fa, nel 2002, nasce e comincia ad operare nel 2004. Nasce per l'intuizione di persone che avevano capito che il mondo dell'agroalimentare, da cui Parma rappresenta, di cui Parma rappresenta una grande economia, era in crisi, specialmente all'estero. Specialmente all'estero la cucina italiana non utilizza i nostri prodotti, è una cucina importante, riconosciuta, appassionata, ma che è stata travisata moltissimo. Quindi quando si va all'estero, in questo grande mondo globalizzato, la cucina italiana tanto amata ha pochi contatti con la vera cucina italiana e soprattutto con i prodotti che sono alla base dell'agroalimentare italiano. È un fatto economico, un fatto non solo di economico ma anche di cultura. La cucina è uno dei grandi brand dell'Italian Sound. Noi abbiamo la moda, abbiamo la cultura vera e propria, cioè i monumenti, la storia che nessuno ci può portare via, e la cucina è uno di questi grandi momenti importanti. La musica è l'Italian Sound, è quello che piace all'estero. L'Italia piace per le cose che ha, piace perché la gente quando viene qui trova un bel paese, comunque qui con tutti i difetti che noi possiamo riconoscerci, si ha l'idea, si vive bene, è un paese di alto livello culturale e si mangia indubbiamente bene. L'idea di un prodotto italiano è legato all'idea della qualità. 10 anni fa si era intuito che tutto questo andava ricreato, che c'era un problema specialmente all'estero 10 anni fa di rifare una filiera della cucina italiana che era affidata a pochi italiani, molti stranieri, che avevano poi assorbito le radici della cucina italiana, ma così più per sentito dire magari dalla nonna, che poi l'ha passata la mamma, che è arrivata al nipote, ma quindi dove il pomodoro poteva essere sostituito dal ketchup, il pepe era di uso generale, cambiava. Mi ha presentato un bellissimo prosciutto a Melbourne, nel momento in cui abbiamo tutti apprezzato il prosciutto di Parma che ci stavano vendendo, ci hanno messo sopra un velo di olio e di pepe che non abbiamo fatto in tempo a parlare, ma insomma era da uno. Questo è uno dei problemi che si presentavano. Quindi Alma, chi ha portato avanti Alma, ha intuito che si doveva fare qualcosa per l'agroalimentare. Come lo si è fatto? Lo si è fatto pensando che il modo migliore, anche all'estero, per portare avanti il nostro agroalimentare fosse quello di fare una scuola internazionale, che peraltro mancava, di cucina italiana di alto livello, che insegnasse, che mantenesse le tradizioni che si andavano a perdere della vera cucina italiana. Cioè della cucina italiana, che è poi quella regionale se vogliamo, ma in realtà della cucina italiana basata sui prodotti che formano la nostra cucina. Questo aiutava l'agroalimentare e aiutava il mantenimento anche in Italia della tradizione della nostra cucina. La nostra cucina può essere innovata, se uno è veramente un grande chef può innovare sempre basandosi sui nostri prodotti, ma anche ieri in un altro convegno importanti chef dicevano sì, ma non dobbiamo abbandonarla. Gli stessi francesi oggi, i grandi guru della cucina francese, richiamano al terroir, al territorio, riportano tutti la cucina al territorio. Oggi si sta tornando alla richiesta di una cucina che va bene anche di fantasia, ma legata a prodotti veri, non immaginari, insomma, perché ovviamente la cucina è gusto e ha bisogno, quindi per avere un gusto particolare ha bisogno di prodotti di fondo che siano dei grandi prodotti. Noi li abbiamo tutti. Alma nasce così, il primo corso di Alma è nel 2017, è il quartiere di 17 persone, quest'anno Alma farà 2100 alunni, di cui circa 600-700 sono del corso superiore, cioè sono i diplomati, sono quelli che porteranno, gli altri sono propedeutici e sono quelli che porteranno fuori la cultura italiana. Che cosa dà Alma? Che cosa è riuscita a dare Alma? Intanto una grande passione per la cucina italiana a questi ragazzi, perché vi dico proprio stamattina, dopo che era con me, ad Alma abbiamo inaugurato il 21° corso superiore, sono 60 ragazzi che vengono da tutta Italia, con una voglia di fare incredibile, gente che ha scelto a 25, a 26, a 27, a 30 anni
anche a 20, 21, ma anche a 30 anni, che la cucina è la sua passione, però si rende conto che non ha più nessuno che gli insegna, che non conosce la cucina. Si rende conto, perché molti hanno già avuto delle esperienze nei ristoranti, che non sono in grado di apprendere soltanto in una frequentazione, cioè occorre una marea di tempo per apprendere veramente qualcosa soltanto dalla pratica, e quindi hanno fatto questa scelta di aderire ad Alma. Quindi Alma oggi forma dei cuochi. Dicevo stamattina a questi ragazzi, noi non formiamo chef, noi formiamo cuochi, cioè gente che sa fare, che saprà fare quando esce tra 5 mesi, avrà poi 5 mesi ulteriori, 5 mesi e 8 ore al giorno di cucina con grandi chef, 5 mesi di stare presso grandi ristoranti, ma a lavorare, a fare il cuoco, non a pulire i vetri, non a pulire i piatti, quindi partiamo, quando arrivano sono professionalità acquisite, e gente che quando ha finito sa fare il cuoco, sa manovrare il prodotto perché lo impara, sa cuocere, ma conosce tutte le tecniche chimiche, le reazioni, conosce le normative relativamente alla salute, perché poi c'è anche un problema che oggi uno dei grandi attrattori della cucina, uno dei grandi problemi della cucina, o comunque che va risolto, è la salute. La cucina è salutista, tutti vogliono una cucina buona ma salutista, nessuno manda più, come anche se mangiamo lo stesso prodotto, ma va mangiato in un modo diverso. Abbiamo esigenze alimentari diverse. Per mantenere il gusto quindi devi essere bravo, e lì sì che puoi innovare sempre mantenendo la qualità del prodotto. Quindi Alma ha fatto questa scuola, ha fatto questo percorso, continua, devo dire, l'esperienza indubbiamente di successo, se considerate che quest'anno abbiamo il 23% di alunni in più degli anni dell'anno scorso, siamo in una sede meravigliosa che è la Rete di Colorno, che credo abbia trovato nel binomio Alma Colorno il meglio che potevamo dare, perché la Regge di Colorno oggi è della provincia che la dà in uso ad Alma, però Alma la mantiene come qualità. Oggi la stiamo restaurando perché col terremoto dell'anno scorso ha avuto dei danni, e Alma partecipa in modo importante al restauro di una parte della facciata, e quindi a maggio avremo finalmente di nuovo la Regge e il suo splendore, ha riaperto la piazza, e quindi ritorniamo a dare la Regge. Quindi un posto magnifico e con una qualità imbarazzante, che lo dica io, ma è riconosciuta da tutti, di altissimo livello della professionalità dei nostri docenti, di tutto il corpo docente, e il nostro corpo docente è fatto da chef che sono docenti. E io ci tengo a differenziare, perché insegnare è una cosa complessa, non basta sapere. I nostri sono chef. Il nostro direttore didattico è stato stellato con il suo ristorante, a un certo punto ha avuto questo desiderio di insegnare quello che sapeva. Il nostro rettore è Gualtiero Marchesi, quindi è il massimo nella cucina italiana, è stato colui che ha creato l'idea moderna cucina italiana, è un uomo che anche se fa cose complesse predica per la cucina semplice anche oggi, quindi è uno che ha fatto tutto un percorso per tornare alla cucina semplice, perché poi è quella che effettivamente oggi è alla base di ogni creazione. Marchesi dice sempre, dovete essere agli alunni, voi dovete imparare ad essere degli ottimi esecutori della cucina, poi quando sarete a posto potrete pensare di creare, diventerete chef, ma prima dovete imparare bene ad eseguire. Tenete presente che Alma ha una cosa che non ha nessuno, abbiamo un network con 16 scuole internazionali nel mondo, Argentina, Brasile, Stati Uniti, Canada, Malaysia, Cina, Taiwan, Taipei, Australia, insomma ne abbiamo 16 così, Turchia, Corea assolutamente sì, Corea sono fantastici coreani sono ottimi cuochi e cuochi italiani, Attenzione che poi qui c'è tutto il problema, il cuoco deve essere italiano, il cuoco può essere benissimo un coreano, perché quando hai capito cos'è la cucina italiana te la fai in una maniera ineccepibile, e sono ottimi cuochi. Ecco, Alma con questa network riesce a formare, a diffondere la cucina come si era prefissa anche all'estero. Molti dei nostri alunni sono andati a lavorare all'estero,
non in parte, stamattina parlavamo di un ragazzo che ha detto, ma l'ho avuto da un mio amico che era sul lavoro in Australia, sono venuto perché mi ha detto, tu sei australiano. Molti lavorano all'estero, voi capite che viatico sia per la cucina italiana avere dei cuochi all'estero che fanno cucina italiana, che distinguono un prodotto italiano da un prodotto mistificato, perché voi sapete che all'estero lo 70% di quello che porta la Basilicata in Italia è roba che viene da tutt'altra parte, non ha niente a che fare con le nostre produzioni agroalimentari. Questa è l'esperienza in breve di anno. Un'esperienza che stiamo portando avanti con l'attenzione alla qualità dell'insegnamento, ma è anche una scuola di vita, cioè si insegna a fare cuoco in modo serio, questi ragazzi vengono, ma non solo i ragazzi, tutti i nostri alunni, viene insegnato che fare il cuoco è un mestiere duro, che non è un gioco, non è un divertimento, è un mestiere duro, che però può dare grandi soddisfazioni.